Benvenuti alla sedicesima puntata di Electric Motor News. In questa puntata vedremo dei marchi famosi del mondo dell'auto che hanno avuto dei motivi per parlare di veicoli ecologici in generale. Uno di questi marchi è la McLaren, di cui vedremo un servizio. Parleremo anche di Ferrari con un interessante inserimento con la Shell nella Shell EcoMarathon per quanto riguarda la sostenibilità. E vedremo anche la BMW Efficient Dynamics, che è praticamente un settore della casa bavarese che ha, come sapete, fatto anche dei veicoli ibridi. E in più una vettura giapponese, Tomikaira, che per chi ama i videogiochi conoscerà benissimo perché si occupa di alcuni videogiochi per la PlayStation. Ma iniziamo subito con il primo servizio con la McLaren P1 ibrida che è stata provata nel circolo polare artico. Vediamo. Con solo pochi mesi che rimangono da quando le prime consegne saranno effettuate ai soli 375 clienti, il programma di sviluppo per la McLaren P1 continua ad accelerare mentre si avvicina alla sua fine. Questo ampio lavoro viene svolto per garantire che la McLaren P1 mantenga l'obiettivo di essere la migliore auto del mondo da guidare su strada e su pista, o anche in un lago ghiacciato. Come parte del test di durata, il team di sviluppo ha recentemente viaggiato con la McLaren P1 ai drammatici paesaggi ghiacciati del circolo polare artico, nel nord della Svezia. Qui, la vettura è stata messa alla prova e testata nel freddo estremo, in alcune delle condizioni più ostili e più dure del pianeta. Il programma di test continua a ritmo allegro, con prototipi XP in veste di test car in giro in tutto il mondo, lavorando per ottimizzare i sistemi innovativi e le tecnologie che sono state sviluppate in 50 anni di conoscenze e competenze vincenti nelle competizioni di alto livello. Al culmine di questo test, e dopo aver subito l'infame attenzione ai dettagli posti da McLaren, sarà presentata durante l'estate, quando la McLaren P1 sarà mostrata pubblicamente equipaggiata con il motore V8 twin turbo a benzina da 3,8 litri, abbinato al motore elettrico altamente efficace che generano insieme 903 cavalli. Le prestazioni dichiarate dal costruttore sono mostruose. Da 0 a 100 km all'ora in 3 secondi, da 0 a 200 km all'ora in solo 7 secondi, con velocità massima autolimitata a 350 km all'ora, coppia di 900 Nm ed emissioni di 200 grammi al chilometro di CO2 contenute se si considera il tipo di supersportiva di elevate prestazioni. Il prezzo di listino di ciascuno dei 375 esemplari e di oltre 1 milione di euro.